Quattro finanzieri e due militari del corpo delle capitanerie di porto sono indagati per i ritardi nei soccorsi al Caico che la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 naufragò steccato di Cutro. Morirono 94 persone, 35 erano bambini, imprecisato il numero dei dispersi. Una tragedia che da quanto emerge si poteva evitare. I reati ipotizzati dalla procura di Crotone a carico dei sei indagati sono naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Sono stati evidenziati profili di negligenza nell'attuare le regole che la normativa europea e nazionale impone in questi casi, evidenziato la procura nella ricostruzione di quanto accadde quella notte. La presenza del natante venne segnalata dall'agenzia europea Frontex in navigazione verso le coste calabresi. I quattro della Guardia di Finanza avrebbero sbagliato, secondo la procura, le modalità di azione in seguito all'avvistamento e avrebbero omesso di comunicare le difficoltà di navigazione incontrate. I membri della Guardia Costiera, che potevano invece intervenire in quelle condizioni meteo avverse, sempre secondo la procura, mancarono di acquisire le informazioni dei finanzieri per avere un quadro effettivo di quanto stava avvenendo. Di fatto il Caico, salpato dalla Turchia, rimase in balia del mare senza soccorsi e venne incautamente diretto dagli scafisti verso la spiaggia di Steccato di Cutro, cui si schiantò su una secca con tutto il suo carico di 180 migranti partiti nella speranza di raggiungere l'Europa.